Al capitano Parmenter, hai salvato la vita del capo. Con piacere rispetto alla nostra tradizione che dice che devo donarti una vita. Firmato Aquila Selvaggia. Congratulazioni, capitano. È padre. Guardate, mi sta sorridendo. Hai mai visto delle fossette più deliziose? È un peccato dover ridarglielo. Come ridarglielo? Non può farlo, sarebbe un insulto. Ma è contro il regolamento tenere qui un bambino. Vi faccio vedere il manuale. Non ti sapevo sentimentale. Come sentimentale? Proprio così, attaccato al bambino. Non vuoi mandarlo via? Ho paura che il capo si arrabbi, quello ci fa chiudere bottega. Non ci avevo pensato. Dunque, vi faccio vedere esattamente. No, questo è il mio diario. Devo aver bruciato la rubrica degli indirizzi. Ecco qui, sotto familiari. Dunque, dati i pericoli della vita d'avamposto, in alcune circostanze alle mogli degli ufficiali sarà consentito di accompagnare i loro mariti, ma nessun figlio minore dei 18 anni sarà permesso di vivere nel recinto del forte. È previsto. Aspetti, io li conosco, questi indiani. La cosa peggiore che si possa fare è restituire il dono personale di un capo. Vorrebbe dire una sola cosa: guerra con gli Akawi. In tal caso sarebbe una follia prendere decisioni avventate. Terremo il piccolo finché non ci avrò pensato. Ottima decisione, capo. Bene, ora cerchiamo di dormire un po'. Buonanotte. Ecco a lei, capitano. A domattina. Ma ragazzi, forse è meglio che teniate il piccolo con voi per stanotte, non vi pare? No, signore, non sarebbe bene per il piccolo, sa, io russo. Io mi lamento mentre dormo. Sì, nessuno ti vuole? Ti prendo io, povero piccino. Tu dormirai con me. Che trombone. Chi va? Tu l'hai svegliato e ora te lo coccoli. Sì. Ecco qui, piccolino. Ecco. Sta buono qui, piccolo. Da bravo. Sta a sentire. Questa qui è una bella piazza. Prima ci passa una pecora in carrozza, ecco che arriva una pecora pazza. No, non ti piace la storiella? C'era una volta un piccolo naviglio che non sapeva. Non ti piace neanche questa, sì, ho capito. Che gli posso raccontare, eh? A te ha fatto effetto. Hai tanta nanna, bel piccolino, che la tua mamma lassù ti... No, questa non lassù.